posto, dai, yes a me. Novembre 2018. Vabbè, magno, mentre devo fare 10 km, direzione cavoli mia, e magno il panino. Sa la coppa e il formaggio stagionato. Guarda un po' che bel panino. Guarda che spettacolo, va. Essa su sole. Nella videocamera non si vede, non si vede bene. Non sto qui a perdere tempo a far bamboccio su YouTube. Te devo dire una faccenda molto importante, e prima che te la dico, magno, come giusto che sia, niente come vibra dappertutto sta macchina. Ecco, mi metto qui a magnà sotto all'ombra del suo albero e stupendo. Le buona sta coppa. Guarda qui. Il panì fresco un bel po'. Fresco fresco. La coppa buonissima. Guarda, vuoi dare un muccicotto? Dailo, dailo. Non glielo dai? Lo do io. Mica tutti i giorni si può mangiare la coppa, eh. Perché sennò mi incoppo di grasso. Solo che non ce l'ho il grasso, non c'ho problemi. Tutt'al più l'intestino, il fegato, dopo ne risente tutti i giorni il fettato. Bisogna fare un po' e un po'. Vedete quant'è che campo da per me? È all'incirca un anno. Magno svariatamente, tranne che il pesce, magno tutto. Non te ne può fregare di meno, lo so. Manca a me non me può fregare di meno, se a te non te può fregare di meno. Però magno gli ovi sodi a bagnomaria, quelli molto spesso. E il fettato lo mangerò due volte a settimana. È il 9 novembre, pensa tu.
C'hai ripensato, gli vuoi dare un muccicotto quinto su panì? Guarda. Va un po'. È buono un bel po'. Sta coppa è buona, sta il formaggio. Dieci me ce ne volea, no uno. De sì panini. Però me vabbè. Era peggio niente. Comunque vada, devo prendere il tempo per l'alimentazione corporale e fisica. E non sto a sprecare il tempo, perché devo mangiare. Tutto al più lo stai a sprecare te il tempo. Per stamma a guardare. Chi te lo fa fa? Perché mi stai a guardare? Che te lo fa fa sprecare il tempo della tua vita che... Che il tempo è più prezioso di ogni altra cosa che c'emo. Perché mi segui? Per prendermi per culo? Per invidia? Per mandarmi le maledizioni? Per ride? Per vedere quanto sono matto? Per piare gli spezzoni, i pezzi di video? Per sputtanarmi? Oppure per augurarmi la morte? Oppure perché ti piace quello che fa? A vedere qualcosa di diverso? A me la maggior parte di voi altri mi hanno detto: Matteo, a noi ci piaci solo per le esplorazioni e basta. Quando vai a sperimentare i posti, i luoghi, gli edifici, le strutture abbandonate, oppure le condutture forzate, mezzo al mare sta il kayak, mezzo ai fiumi, ci piaci per questo. Allora io mi domando, perché mi segui quando io mangio un panì oppure faccio quello che mi pare in te video? Perché mi segui pure in questi video qui? Quali sono i motivi che ti spinge a stamma a guardare? Me lo puoi scrivere nei commenti? E poi Uri a sapere pure un'altra faccenda. Quali sono i motivi che ti spinge a fare i commenti lunghi un chilometro? Tutti i poemi, tutte spiegazioni, la logica del sistema, del mondo, pare che c'è la verità assoluta. Tutti Dio, se sente nel Dio, a scrivere tutti quei poemi, tutti quei...
E te devi fa chi, te devi fa là, te chi sbagli, te qui, là, su, giù. Per cosa serve? Più che altro la mia domanda è questa. Per che cosa serve tutti questi commenti di quello che devo fare e quello che non devo fare? Quando alla fine ognuno di noi decide il da farsi come vuole, quando vuole e in qualsiasi modo vuole. In poche parole, per dirti che io fo come mi pare. Non è che pio spunto e fo un video in base ai commenti che mi scrivete. Ognuno di noi abbiamo una libera scelta, il libero arbitrio, donatoci dall'universo, dal pianeta, da Dio. E ognuno di noi dobbiamo fare le nostre scelte, seguendo però il meglio che ci può essere. Però la cosa molto importante, e questo lo dico, è molto evidenziandolo molto incisamente, e spesso lo dico, no? Ormai ultimamente sempre quelle dicono, e cioè l'importante è non esponersi più di tanto. Dopo ci potremmo mettere mentre mangiamo, mentre riflettiamo e soprattutto mentre famo prende consapevolezza. Sempre però basandoci su creare evoluzione. Evoluzione non perdita di tempo. Non perde tempo a sta a vedere un video nullo. Come uno direbbe, ma te stai a registrare facendo vedere a che magni. Qui ne frega la gente, eppure te mi stai a guardare. Deve essere che te frega mentre magno. Deve essere che vuoi che mi strozzo, che crepo. Però non crepo perché io il video lo pubblico, dal momento che l'ho pubblicato non sono crepato. Una volta una pattuglia dei carabinieri, lassù a Tolentino, ancora ne conoscene poca gente lassù, adesso perfino i carabinieri mi seguono nelle caserme, no? Quelli lassù dopo li cambiano la gente, viene da altri posti, no? Quella volta, prima che mi conoscevano, cioè si è fermati, io stavo fermo con la macchina ante una zona industriale, che ci vanno spesso i ladri lì, allora è venuto oltre, grazie a una segnalazione di un industriale, e io ero uno sospetto, cioè avevo la Volvo, quella volta la Volvo 740, capirai, ero sospetto un bel po', perché tanto quella macchina lì, quella volta non ce l'aveva più nessuno, vetri scuri, tutta nera, allora se credevano chissà, che c'era una squadra che andavano a fare delinquenza e truffa, no? Scasso, rapina, truffa. Allora è venuto oltre verso di me, si è accostati, e mi hanno voluto i documenti. E io stavo a registrare mentre mangiavo, come poco fa, poc'anzi. Allora mi hanno detto, ma lei cosa fa? Si registra mentre mangia? Come per dire, ma che matto è? Quanto è matto? Io ho detto sì, perché c'è la gente che mi sta a guardare pure se mangio. Mentre mangio. Allora stammi a parlare, dopo ci ho fatto amicizia. Confidenza più che amicizia, tanto che amicizia è lui di una volta, li vedi una volta e poi non li vedi più. Però loro dopo mi seguono, ha detto da oggi in poi ci sei rimasto simpatico, te seguiamo anche noi. A posto. Dopo, eppure l'ho rivisti dopo, la seconda volta che l'ho rivisti mi hanno salutato. E mi hanno detto grazie dei video che fai, perché fai prendere consapevolezza di tante cose importanti per la comunità, per la comunione reciproca, per il bene collettivo,
E quindi quando uno crea il bene collettivo, condivisione, fraterna, per, proprio per creare il bene, nel senso per il pianeta, un bene che non rimane un video inutile, inutile, no, nullo, che tanto magno io, magna pure un'altra persona e fa un video a posto, poi le ne fa tutti, ma creare una consapevolezza, e cioè il carabinieri mi ha detto, ce ne fossero delle persone come te che fanno prende, che cerchino da fare del tutto per far prendere consapevolezza che il pianeta Terra c'è da rispettarlo e amarlo perché ci ama immensamente, la mamma Terra ci sostiene, ci dona tutto il necessario per sopravvivere e l'universo pure ci ama. Ce ne fossero delle persone come te che fanno prendere consapevolezza e fanno dei video di coscienza e di apertura al bene e condividendolo questo bene. E allora qualsiasi contesto di registrazione, di produzione video, ci mettiamo anche un momento che mangiamo, è opportuno, è buono, è benefico. L'importante che è un beneficio di donare collettivo a tutti coloro gli utenti che stanno a guardare sul filmato. Dopo non me ne frega se io ho gli utenti, la maggior parte nemici, che me odine o che sia. Cosa me ne frega a me? Io ho tanti nemici. Però si dice tanti nemici, tanto onore. Matteo Montesi c'ha tanti nemici. Infatti ogni volta che mi sono diventato grande, no? Mi sono ingrandito su YouTube, sono arrivato a 60.000 iscritti. Nel 2012 avevo 190.000 iscritti. Però non c'avevo monetizzazione e niente. 190.000 iscritti, dopo ho chiuso due canali e poi è sparito tutto, no? E per problemi gravissimi, purtroppo, dopo me l'hanno chiusi ancora una volta che ero arrivato a 98.000 iscritti. Poi, però all'inizio al massimo c'avevo 78.000 iscritti e non avevo monetizzazione fino al 2013, quindi prima 78.000 iscritti, poi 190.000 iscritti nel 2012 e poi 60.000 iscritti nel 2016 e 17, cosa dirò. E sempre mi stati chiusi i canali, basta un niente, basta che dico le robe vere, concrete, reali, però la verità fa male a tanta gente che sta nell'occultismo, e allora mi hanno chiuso i canali tutto un continuo, e riniziando da zero. Adesso invece sono arrivato al punto che non mi può fregare di meno degli iscritti, non mi può fregare niente, zero, se c'ho un mi piace o non mi piace, o un dislike o un like, non me ne frega niente. Niente, l'importante è che si crea condivisione e evoluzione nel bene reciproco in qualsiasi contesto che io registro. Ci può essere il contesto del magnà, come oggi, come prima, poc'anzi. Ci può essere il contesto che bo con te le case dove c'è, dove non c'è l'acqua corrente. E bocco un tel core della gente, ad alcuni io so boccato un tel core perché mi vuole ne bene, la maggior parte purtroppo è il male, però c'è anche il bene, quindi a me non mi interessa niente del male. Noi dobbiamo, è nostro dovere, e sacrosanto, condividere il bene, creare evoluzione. Adesso io mi muovo perché mi si stampa tardi. Dopo te volevo far vedere questo calendario, anche se non te può fregare di meno, però me l'ha regalato il fondatore di Risparmio Virtuoso, Andrea Garbini, che praticamente Risparmio Virtuoso, Andrea Garbini, sostiene questi bambini malati e poveri. Guarda un po', in Cambogia, guarda un po'. Questi dandu sono questi. Dopo te lo leggo, così vediamo insieme di cosa si tratta. Sostiene anche Garbini Consulting, unire rende più forti, Risparmio Virtuoso, sostiene in Istral Music, associazione italiana Carlo Urbani Ollus, sede legale comune di Castelplanio via Mazzini. E c'è i bambini, capito? C'è i dottori che vanno lì, sostiene questa associazione AICU per sostenere i bambini orfanelli e poveri che ci vuole tanti quattrini per farli campare decorosamente, dignitosamente,
che hanno perso pure i genitori, non tutti avranno perso i genitori, però la maggior parte purtroppo di essi hanno perso, è allo sfascio, questi bambini. E quindi dopo te leggio sto calendario, nel frattempo vado a fare i cavoli mia da qualche parte. Ma sempre per il bene del pianeta, perché più pensiamo al bene del pianeta e più creiamo evoluzione, più creiamo unione, comunione, energie e frequenze alte che ci fanno stare molto bene per la nostra vita, per questa vita passeggera, che questa è una vita che passa in un attimo. E qui mi dice che arriverò alle ore, devo fare 12 km per arrivare da Cusù, da Cullomo, devo andare a comprare un affare e allora devo andare da Nomo, che c'è là sta faccenda. E poi te leggo, oltre che il calendario, te leggo quello che ho letto con mio cugino Luca, che chi è che non ha visto niente, io te lo rileggio, te lo ripropongo in questo video, in questo video che sto facendo, anche se pare che non è il momento giusto della macchina, perché non attira nessuno i video della macchina, però a me non me ne può fregare meno. Adesso io non posso per il momento creare un video in una casa abbandonata, dopo se la trovo per strada mi fermerò dopo di questo impegno che ho per andare a comprare questa faccenda. Ecco, e devo pure dovrò cantare qualche canzone presa a spunto da questo libricino del 2011, e ricordo alla gente che mi segue e che chi è che non mi seguiva nel 2011, perché io ho iniziato YouTube nel 2006, sono uno dei più vecchi YouTube esistenti in Italia, e quindi sono vecchio. Però sono sempre giovane dentro di me e mi mantengo giovane dentro di me, non fisicamente purtroppo, ma tanto il tempo passa per tutti, passa pure per te. E quindi quella volta nel 2010, 2011, 2012 ho creato, tu pensa, 2012, ho finito il 2012, ho creato 12.000 produzioni video, la maggior parte di esse, di queste produzioni video, erano e trattavano di esplorazioni, significa che andavo a sperimentare e buccavo dentro gli edifici, le strutture abbandonate, le case abbandonate allo sfascio, molto di più di quello che sto a fare adesso dopo 5 volte di chiusura del canale mi sono rotto proprio i coglioni, come si dice, senza di parolacce, però tanto i coglioni sarebbero un'identificazione di una parola giusta italiana da identificare le palline del toro. Il toro, le palle del toro si chiamano coglioni, quindi non è una parolaccia. Uno pensa che è una parolaccia, in realtà è una definizione di testicoli del toro che si chiamano coglioni. Quindi non è una parolaccia. Detto questo che mi sono rotti i coglioni di tutte queste chiusure, e allora mi sono stufato talmente tanto che non mi può fregare meno né delle visualizzazioni, degli iscritti, dei dislike, come dicevo prima, non mi frega niente se mi segui, non mi segui, me ne strafrego, me ne sbatto, capito? Non hai capito? Non mi frega niente, non mi può fregare meno. Allora mi manca 9,9 km per arrivare alla meta, e poi vedo, controllo. Guarda, ho acquistato questa torcia Telefunken, è tedesca mi sa, che c'è la corrente, si carica, è ricaricabile, è doppia funzione, c'è sta torcia qui, sa tanti led. Luce apostatata, luce dell'apostasia, del relativismo, dell'occultismo, la luce satanica, bianca, cadaverica, dell'assenza dei sentimenti, però mi fa luce e dura tanto.
e quindi mi tocca portarla in giro e non c'è la luce anni 80, la luce gialla, arancione anni 80, purtroppo non è di calore, è l'assenza di sentimenti totali, l'apostasia totale, il relativismo e il buonismo. Quindi mi tocca portare sta torcia del demonio in giro, però almeno mi fa luce di notte e la devo identificare come un oggetto che mi fa comodo, perché sennò nelle video notturni delle esplorazioni non si vede niente. Quindi stavo a dire che ho esplorato nel 2012 e ho creato dal 2010 al 2012 12.000 produzioni video e non si sa quanto ci ho lavorato questa roba. Tutto sto materiale è andato a puttane, nel senso è andato perso nelle chiusure occulte di sette sataniche che mi hanno chiuso il canale. E poi l'ultima volta in assoluto che è stato chiuso il canale mio, l'ha chiuso principalmente tre bastardi assassini, delinquenti, drogati e demoniaci occulti della setta satanica di Torino, di Verona e di Ancona. Capito? Ah no, non hai capito, io l'ho capito, lo so con certezza, c'ho le prove e adesso tra qualche anno c'ho da andare in tribunale alla sentenza e dopo vedo faccia a faccia, mi incontro con il bastardo assassino e dopo lì vedrò il da farsi. Ecco qua, il delinquente e il drogato, che chissà quanti omicidi ha fatto immolando i bambini rapiti, scomparsi, e le ragazze rapite, scomparse e portate in questa setta occulta di Torino, di Verona e di Ancona. Dopo quella di Tolentino, quella di Macerata, quella di Porto Civitanova, quelle sono sette sataniche, tutte collegate tra di loro. Tutti questi individui demoniaci sono tutti collegati. E che mi seguono più assiduamente di coloro che mi stimano. Anche con l'odio, però l'odio mi seguono pure di più. Quindi io, diciamo, se deve ringraziare, io devo ringraziare questi. Io non li ringrazio per niente, non me ne frega niente se mi seguono o non mi seguono. Io non li ringrazio, assolutamente. Non posso ringraziarli a questa gente. Finché non si togliene dalle sette sataniche e mi chiedono scusa, perdono in ginocchio, io non li perdono. Però bisogna perdonare sempre. Gesù ci dice perdona. Gesù nella croce ha detto perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi se è anticappati di cervello che non capisce né niente, è stati drogati o drogate, plagiate, io li perdono, certo, però se l'ha fatto, se l'hanno fatto de proposito, io non li perdono. Però Gesù ci dice da perdonare 70 volte 7, cioè sempre. Quindi io bisogna che prendo spunto da Gesù, quello che ci dice, da perdonare sempre. Anche se è difficile, anche se è difficile. Io non so Gesù, io mica sono Gesù, mica sono santo o un prete, un frate, un vescovo, che sia. È difficile a perdonare questa gente. È difficile. Anche chi è che credevo che erano bravi, no? Che c'è nel cuore buono, ho scoperto che sono nella setta occulta. Specialmente di Ancona, come il bamboccio che dei bambocci che io purtroppo ho collaborato con essi, che appartengono alla setta satanica delle Brecce Bianche di Ancona. Pensa tu che roba, come so meso. E io mi sono affidato di questa gente ficcanasa, delinquente, assassina, drogata, bastarda, assassini nel vero senso della parola, perché oltre che uccidono gli animali immolandoli al demonio, ho scoperto che non è solo i gatti che ammazzano, i gatti neri li sacrificano a Satana, oltre che le galline,
le mazze, gli strappe nei colli con tanta violenza, oltre che strappe nelle bibbie, c'è spute, c'è caghe, oltre che se viziano le ragazze plagiate, drogate, no? Che non capisce niente, perché con la droga non capisci più niente, oltre che le stupre, ci fanno le orge e tutto, non basta, ma fanno sparire pure la gente, rapisce nei bambini, specialmente le bambine, le femminucce, vergini, le piccoline, per farci i riti, per farci le immolazioni. E io ho scoperto queste cose, ho anche le prove, però purtroppo le forze armate non possono agire, perché questa gente lavora hanno creato una legalità nell'illegalità. Quindi noi poi fa niente, perché potenti c'hanno i soldi, c'hanno una buona posizione economica, c'hanno il successo materiale, e non li puoi toccare sta gente demoniaca. E chi è che è buccato dentro o è buccata dentro per costrizione non può scappare fuori più, perché sennò questi li ammazzene a sta gente, le ammazzene, soprattutto le donne. Vienene ammazzate, quindi non può ne più scappare, e marciscene lì per sempre, dopo la fine vanno all'inferno. Pensa tu, già ci stanno all'inferno, quinta satana. Quindi voglio dite, no? Che anche se a me mi seguono sta gente lì, non mi interessa. Io condivido per il bene. Faccio prendere consapevolezza di un fatto molto importante per l'evoluzione e per il bene reciproco. Dopo, se uno vuole ascoltarmi, mi ascolta per creare il bene anche lui o lei. Dopo, se uno non mi vuole ascoltare, continua la vita de merda che sta a fa della setta satanica o allo sfascio completo, e dopo è cazzi sui, è peggio per lui o per lei. Alla fine a me mi tocca, mi dispiace di chi è che è caduto in basso così tanto, perché questo significa, comporta a essere molto fragili del cervello, a essere abbindolati e a cadere nell'oblio, cosa che tante volte ci sono caduto pure io. Quindi siamo tanto fragili, però l'importante è rialzarci e a agire e uscire fuori da questo disastro di sette demoniache che stanno a distruggere tutto il pianeta. Stanno facendo quello che ha fatto il demonio Satana, Lucifero, portatore di luce quella volta, ed è porta alla tenebra, e sul pianeta suo d'origine, il pianeta Mallona, l'ha fatto distruggere, l'ha distrutto e si è imploso, ha collassato su se stesso. Poi nell'esplosione ha formato la Terra e la Luna. Nel frattempo, prima dell'esplosione, si è trasferiti Satana, il demonio, con gli angeli caduti che hanno scelto l'odio, hanno scelto il contrario dell'amore, l'indifferenza, l'odio, l'indifferenza, e si sono trasferiti su Marte, colonizzando Marte. Dopodiché si sono trasferiti sulla Terra quando la Terra si è solidificata col tempo, sulla Luna e sulla Terra. Quindi sulla Terra, sottoterra, ci sono i demoni e stanno specialmente a mezz'aria, escene fuori da dei crateri vulcanici e lavorano adesso soprattutto con degli umani che si sono alleati con questi demoni, e questi umani demoniaci, schiavi del demonio, sono gli adepti delle sette sataniche, che loro a loro volta plagiano, drogano e fanno girare il giro di prostituzione, droga e delinquenza, e dopo non danno più nessuna chance a coloro che entrano lì dentro, perché sono stati motivati o motivate, soprattutto le ragazze, sono state motivate dalla buona posizione economica o un lavoro che apparentemente sembra decoroso, dignitoso, che ha la busta paga fissa, tutto in regola. Dopo la fine però portene allo sfascio sa gente, pensa tu che roba. Quindi non bisogna illudersi de cose che pare apparentemente appetitose, ma dopo sotto c'è la zampetta del demonio. Adesso io devo girare qua, mi porta Iesi. Via mi nonna, anzi che non c'è scritto nonna Pincina.
A posto, stacco la registrazione, calo giù, fol 2 ore mia, poi te leggo sul calendario, poi è fatta finita. Guarda, io ho comprato da magna a chicca, guarda le magna. Le magna de core, oh. C'è il manzo, il pollo e il core. Guarda le magna, oh. Porca miseria, che appetito. Vedi, si è incicciata, prima spirava de quant'era secca. Grazie a me campa bene, guarda, si è imbellita. Ciao chicca! Adesso te vado a leggere le faccende dentro quella casa abbandonata del mammo, dove è accampato il mammo. Porto la macchina a lavare, che è un macello. E le magna de coreo, che soddisfazione quando lo vedo a magnare con la gatta, che era finita, era. Vedi? Creiamo evoluzione, significa pure aiutare. Aiutare a risolvere i problemi che ci sono causati dalla povertà e da altri problemi creati dallo sfascio, dagli sfasci, dalla cattiveria. A posto, dai, yes a me! Ecco la va la casa, l'ex abitazione del mammo, de mi zio Mario. Adesso io mi dirigo là dentro, che già è 2 volte che mi ci sono diretto, ogni volta che portavo la macchina in officina. Adesso però che l'ho portata a far la va, mi ha detto d'andavo oltre alle 7 che sarà pronta sta macchina. Così me la lavene dentro e fuori, che è un macello. Era ora, guarda. È peggio mesa di quella del mammo, de macchina, vabbè, è un casino. Guarda lì, la ditta ex ditta Zara, adesso si chiama Tesa, SRL, guarda che roba, è un'enormità, c'è 3 macchine in croce, c'è fatica, sarà tutto in automatico là dentro. Guarda un po', per la terza volta vado a bucca dentro. Questo cos'è? Un giornale per terra, cosa c'è scritto? Messi, gol e infortunio, salta l'Inter. Ottobre 2018, la Gazzetta dello Sport. Povera Inter, sempre peggio. Laggiù c'è un campo pieno di pannelli solari, guarda che roba. Sono quasi al tramonto di questa giornata del 9 di novembre 2018, che l'ho cominciata dentro la macchina stamattina. Ci ho avuto un sacco di impegni da fare. Un po' quei due in bicicletta là. Cos'è, una bicicletta anni 10? Cos'è, autoassistita? Quanto cammina quello? Con l'uomo. Ah, c'ha il motore. C'ha pure il ca davanti, oh. Un bassotto, guarda che roba. Un ca bassotto guarda la strada. Anche quella c'ha il ca? Vedi, biciclette tipo il ciao a presa diretta col motore. A te mi scappa pure una cagata a me. Due da cagando, mezzo al campo. Che bei campi. Che peccato tutti questi pannellacci solari schifosi. Questi pannelli solari dovevano essere obbligatori sopra i tetti delle case e li doveva pagare pure lo Stato. Lo Stato doveva, no, dà l'agevolazione, costate meno, proprio li doveva mettere lo Stato obbligatori in tele case e pagate dallo Stato questi pannelli solari, in modo che sprecavano meno corrente e la corrente dall'energia solare direttamente. E invece è inutile a discorre. Guarda sta casa, o questa grande cascina restaurata solo all'esterno, i muri portanti stati restaurati, dopo tutti quei camini, perché il progetto era che dovevano fare i camini anche all'interno, però dentro non hanno fatto più niente, perché è stata invenduta sta casa.
L'ultima volta che ci sono bucato mi ha fermato una pattuglia perché mi ha visto che stavo per bucare dentro qui. Allora una pattuglia ci ha avuto da discorrere a me. Ora un po' il forno, duce sfurnavene il pa alla mattina. Vedi, quella volta tutti i contadì, prima del tempo della guerra, erano tutti i contadì, mezzi campi, campavene, si sostenevene del proprio lavoro, delle proprie fatiche, senza fare 50 o 100 km al giorno per andare a faticare dentro una fabbrica per un altro. Era un po' il porcile. Oh, qua invece qui c'è. Chi c'era? Quali animali c'erano qui dentro qui? Questo è un muro più nuovo, del 2000. Invece qua, la mega stalla, c'era tutto in questa casa. Si cibavano del proprio lavoro. E il garage qui, vedi? Guarda lo sfascio tutto di ferro qui, c'è il ferro da portare via qui dentro. È pieno di funghi per terra, vedi? A cupola. Questi sono a cupola. Penso che anche mangiabili questi lì. Guarda lì che sole potente. Oggi è stata una bella giornata. Molto positiva oggi. Segnali positivi. Guarda un po' la finestra de Heidi, io, della casa del nonno e su de Heidi. Fa un po' vedere qui dentro. Una batteria anni, quella è anni 80, sì, Motorcraft Superstar anni 80. Vedi, ha lo sfascio qui dentro. Adesso è arbocco dentro sta casa, tanto non c'è più niente di nuovo, quindi c'è poco da ripiare. L'importante è che le aggiuste faccende, così me le levo da torno, cioè mi serve, il calendario me lo tieno. E qualcuno qui c'è buccati, vedi? Dopo che ho fatto il filmato io, c'è buccati altra gente che ha spaccato il nylon. Perché purtroppo io ho sto viziaccio brutto da di in due che sto, non mi ritrovo. Vero? Un po', hanno preso pure i mastelli perché ne manca un bel po'. Non è più come quella volta. Esci. A me me ne va da una zampata col mastello lì. Fa un po' vedere. Su mastello. A posto. Vedete un da su. Vado di sopra. Passando sempre in quella scala lì. E qui è un peccato sta porra casa che non è stata comprata. Però cosa ci vuoi fare? Cos'è? Un crocifisso. Guarda un po' un crocifisso. A Castelfidardo invece ho fatto un video di una casa che era abbandonata da tanti anni. Dopo del video è venuto un camion della gente che è venuta a pulire questa casa e adesso l'hanno restaurata tutta. È tutta chiusa, recintata. Ha cambiato le cose, oh. Anche qualche mio filmato cambia la situazione. Allora chi, se c'è qualcuno che la vuole comprare, chi la sistema tutta, non sarebbe male, eh? Guarda che roba, è spaziosissima, c'è pure il piano di sopra. C'è tutto sto piano calpestabile, immenso. Oh, i malloppi di cemento armato, oh. Guarda un po' solaio. Questi malloppi pesanti, guarda, le più sanamà perché la mammia è larga mezzo metro. A posto, guarda un po' il sole, il tramonto, che spettacolo. Però è forte sta casa, oh, è forte un bel po'. È stata completamente restaurata. Adesso io per legge se faccende bisogna che mi metta a sede. Mi metta a sede chi? Questa mattonella anni 80. Un foratello. Dopo c'è un buco di una tarantola. Dopo mi pizzicante il culo la tarantola. Ecco, un attimo che mi posiziono bene. E metto sto matto qui. Ah, è incastrato sul cemento. Vedi, solo questi qui non è incastrati. Allora come devo fare? Lo devo pianantro, un contromatto. Oppure quel malloppo pesante 20 kg. Questo qui più, ah. Lo porto oltre. Un po'. Lo metto qui. Oh, adesso ci. Adesso posiziono la videocamera, cucino e mi ripio. Che te leggio se faccendi.
C'è un sacco di polvere che mi fa pure sternuti, però non fa niente, dai. Ah, che ariaccia, tutta sta polveraccia. Ecco, il calendario, vediamo un po' di cosa si tratta. Ogni pagina di un mese, ogni mese c'ha una storia, non so, una controstoria. Vediamo un po', me l'ha regalato Risparmio Virtuoso. Vediamo com'è messo. Sentiamo un attimo, sento un attimo il profumo. Di cosa ne sa? Profumo degli anni 90! Dei volantini pubblicitari anni 90 che buttavano giù dagli aeroplani, giù per la spiaggia del mare quella volta. Non c'era tutta la pubblicità che c'è oggi nei social network, non c'era, non esisteva internet. Allora passavano con gli aeroplani, buttavano giù i volantini pubblicitari delle feste, delle pubblicità, tutti fosforescenti. Un profumo di stampa anni 80. Ah, ah, che bontà, che bello questo profumo anni 80. Però bisogna che mi avvicino. Se no come fai a vedere? Oh, adesso sì, però devo mettere un altro malloppo più in alto. Sì, devo piare un altro malloppo, va. Aspetta, andiamo la pia, va. Bello lì, 20 kg di malloppo. Se questo si tira di sotto che c'è una persona, l'ammazzi. Guarda un po'. 20 kg sa fare chi. È pieno. È cemento pieno prefabbricato, non è vuoto. Oh, adesso sì che posso dire che sono perfetto, l'altezza perfetta. Guarda come so risplendo al sole. Guarda, Carlo Urbani, vedi, c'è pure Risparmio Virtuoso, Garbini Consulting, che sostiene l'associazione italiana Carlo Urbani Ollus. Guarda un po', Carlo Urbani, e c'è Garbini Consulting che sostiene, guarda un po', lo sponsor. Vedi, sponsor Risparmio Virtuoso, che sostiene sti bambini qui e stu Ollus. Carlo Urbani, vediamo un po' la storia adesso. Carlo Urbani, che io mica non so niente. Muore il 29 marzo 2003. Ah, è morto Carlo Urbani. Carlo Urbani nasce a Castelplanio in provincia di Ancona il 19 ottobre 1956. Già da giovane si dedica ai più bisognosi ed è una presenza costante nell'ambito parrocchiale. Collabora a raccogliere le medicine per mani tese. Promuove un gruppo di solidarietà che organizza vacanze per i disabili. Entra a fare parte del consiglio pastorale parrocchiale. Suona inoltre l'organo e anima i canti. Il suo grande amore non è solo per il prossimo, ma anche per la bellezza, per la musica e per l'arte. Il desiderio di prendersi cura delle persone sofferenti lo porta a scegliere gli studi di medicina e la specializzazione in malattie infettive. Dopo la laurea lavora in un primo tempo come medico di base e poi diviene aiuto nel reparto di malattie infettive nell'ospedale di Macerata, dove rimane 10 anni. Nel frattempo sposa Giuliana Chiorrini. Insieme avranno 3 figli, Tommaso, Luca e Maddalena. Sono gli anni in cui Carlo comincia a sentire più forte il richiamo ad assistere i malati dimenticati, trascurati dai paesi opulenti, dai giochi di potere, dagli interessi delle case farmaceutiche. Con altri medici organizza dal 1988 all'89 dei viaggi in Africa centrale per portare aiuti ai villaggi meno raggiungibili. Ancora una volta la sua comunità parrocchiale lo accompagna, lo sostiene con un ponte di aiuti alla Mauritania. Ah, pensa tu. La conoscenza diretta della realtà africana gli rivela con chiarezza che le cause di morte della popolazione del terzo mondo sono troppo spesso malattie curabili, diarrea, crisi respiratorie, per le quali mancano i farmaci che nessuno ha interesse a fare giungere a un mercato così povero. Questa realtà lo coinvolge al punto che decide di lasciare l'ospedale quando ormai ha la possibilità di diventare primario. Nel 1996 entra a fare parte dell'organizzazione Medicines Sans Frontières e parte insieme alla sua famiglia per la Cambogia. Come ho detto stamattina, per la Cambogia.
dove si impegna in un progetto per il controllo della schistosomiasi. Madonna, certe malattie brutte, sicuretti lì. Aspetta, adesso mi giro, se no non vedi niente. Ecco, guarda che roba, il sole mi illumina. Pensa quanto bene ha fatto questo medico. Anche qui rivela le forti ragioni sociali ed economiche del diffondersi delle malattie e della mancanza di cure. Si muore di diarrea e di AIDS, ma i farmaci per curare l'infezione e le complicanze sono introvabili. Nella sua veste di consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per le malattie parassitarie, ha l'opportunità di ribadire ulteriormente che la causa primaria del diffondersi delle malattie è la povertà. Come medico senza frontiere, l'interesse primario di Carlo è nella cura dei malati, tuttavia non può tacere sulle cause che provocano quelle sofferenze. Nell'aprile del 1999 viene eletto presidente di MSF Italia. In questa veste partecipa alla delegazione che ritira il premio Nobel per la pace assegnato all'organizzazione. Certo, il premio Nobel. Dopo la Cambogia, il suo impegno lo porta nel Laos e quindi in Vietnam. Nelle ultime settimane di vita si dedica con coraggio alla cura e alla ricerca sulla SARS, la terribile malattia respiratoria che minaccia il mondo intero. È perfettamente conscio dei rischi che corre, tuttavia, parlandone con la moglie, osserva: non dobbiamo essere egoisti, io devo pensare agli altri. All'inizio di marzo si reca a Bangkok per un convegno. Nulla lascia intuire che abbia contratto il contagio. Ah, c'ho avuto il contagio, puretto, pensa. Dopo l'arrivo i sintomi si manifestano con forza e Carlo, tra i primi a occuparsi della malattia, capisce benissimo la propria situazione. Ricoverato in ospedale ad Hanoi, avverte la moglie di far tornare in Italia i figli, che vengono subito fatti partire. L'amore per il prossimo, che lo ha accompagnato tutta la vita, lo fa rinunciare anche all'ultimo abbraccio per evitare ogni possibilità di contagio. La moglie gli resta vicina, ma nessun incontro diretto è più possibile. Pensa, manco abbracciare la moglie ha potuto. Carlo Urbani, pensa il bene che ha fatto suo uomo. Non si vede niente, aspetta, eccolo qui. Vedi? Adesso sta in paradiso, perché ha creato il benessere collettivo, quindi l'evoluzione. Dopo aver ricevuto i sacramenti, Carlo Urbani muore il 29 marzo 2003. Pensa tu che roba, finalmente ho scoperto la storia di Carlo Urbani. Poi ogni mese c'è una figura, guarda un po', questo chi è? C'è scritto? È sempre lui? Carlo Urbani non è mai abbastanza. Carlo Urbani dà una lettera ad un amico, 6 maggio 2001. Poche sere fa, dopo cena, sono andato in moto fuori città. Poi il mese di gennaio-marzo, cosa c'è scritto? C'è un'altra fotografia, tutte immagini, febbraio. Tornavo da una cena di lavoro e invece di andare dritto a casa ho approfittato per una piccola fuga, per perdermi nella notte e nelle vie sconosciute. Vedi, ogni mese c'è una frase. Vedi, i bambini del terzo mondo, guarda, che non c'hanno le medicine e morono per una cazzata. Pensa tu. Poi questi sfornano i figli a rotta di collo, Ero eccitato per un positivo risultato ottenuto sul lavoro, una importante conquista che non speravo fare a marzo. Poi, aprile, attraverso un viottolo di campagna teso a tagliare due terreni disegnati con regolarità da decine di risaie. Guarda, ogni mese c'è un'immagine diversa e cambia la frase. Il mese di maggio qualche palma ne segnava il tragitto, come da noi i pali gialli e rossi che l'ANAS mette per segnalare le strade di montagna coperte dalla neve. Poi il mese di maggio-luglio, queste tutte foto che ha fatto Carlo Urbani in Cambogia e in due che è andato, che si è preso pure la malattia. Guarda un po', cos'è, i beduini questi? Vedi la signora come va in giro con un manto anni 80.
anni 30 anzi. Arrivo ad un piccolo cimitero di grandi tombe in pietra infisse nel terreno umido della risaia. Spengo la moto per sentire che rumore fa la notte in un posto così. Chissà, tutte queste frasi le ha create Carlo Urbani, mi sa. Luglio era bellissimo, rane ed altri animali commentavano lo splendore di un cielo fitto di stelle teso a rispecchiarsi sopra la superficie brillante delle risaie, dove le stelle luccicavano nell'acqua scura sotto i verdi germogli. Che bello, pure un poeta era, oltre che un dottore. Alcune scie luminose si disegnavano pure su quello strano specchio, o di lucciole che incrociavano quei paraggi, o di stelle cadenti che si perdevano dietro l'orizzonte. Agosto. Invece agosto-ottobre, guarda un po', Carlo Urbani con un bambino. Oh, è lui o non è lui? Aspetta, guarda un po'. Guarda, con un bambino piccolo, l'ebbe Gigio. Pove Gigio. Poi settembre, un intenso profumo di erba e zagare, forse portato da un vicino giardino di arance verdi. Ero solo, davvero solo. Immaginavo la mia posizione disegnata su una grande mappamondo. Guarda lì che bella foto. Guarda chi. Mi dà l'idea del cielo là in Bosnia e Erzegovina quando sono arrivato mille volte con la nave e da Ancona a Spalato. Mi viene in mente quando si vede le coste della Croazia. Ottobre, c'è scritto, un puntino in quelle terre lontane, esotici scenari in quelle grandi pianure di Indocina, ed io ero lì, solo, fragile, esposto, ma profondamente felice. Ah, è le fotografie che ha scattato lui quella volta quando è andato là, per quei posti, vedi? C'è il bosco, vedi? C'è la costa col bosco. Guarda che bella foto che ha fatto di queste donne con gli abiti anni 80. Guarda qui, vedi che colori accesi? C'è scritto, è così che mi sento in questo periodo, profondamente felice. L'unica angoscia è che tutto scorra troppo in fretta e che poco mi resti tra le dita, immerse nella corrente della vita che mi scivola addosso. E questo è per tutti, sta faccenda è per tutti, anche per te che mi stai a guardare, per me che sto a parlare. E il tempo scorre inesorabile. Poi... ora un po' i bambini lì, ora quanti ce n'è, pochi bambini, nati nello sfascio, però grazie a tante persone di cuore come Carlo Urbani, buonanima, hanno fatto tanto del bene, hanno creato le scuole, i ricoveri per aiutarli fisicamente, spiritualmente e anche moralmente, Guarda un po', non solo fisicamente, guarda, vedi i bambini, quanti ce n'è che ci hanno bisogno di aiuti. Mi chiedo cosa restituire in cambio di quanto ricevo, impegno sul lavoro, qualche sorriso regalato, una carezza quando capita, ma soprattutto un profondo senso di gratitudine, ma non sono certo che basti. Carlo Urbani, 6 maggio 2001, vedi tutte frasi di Carlo Urbani. Adesso leggo l'ultima frase. Ah, è finito. Dopo c'è gli sponsor sempre che finanziano l'associazione Orlus e AIQ che ha fondato Carlo Urbani. Guarda un po'. Garbini Consulting finanzia anche Risparmio Virtuoso, le due aziende che ha creato Andrea Garbini, che saluto. Ciao Andrea, grazie, bravo, complimenti del bene che stai facendo e vedrai che tutto sto bene che stai facendo te porta direttamente in paradiso, perché questa è evoluzione, pura evoluzione. Risparmio Virtuoso, Andrea Garbini fa l'evoluzione totale, è un rivoluzionario, è il bene del prossimo, nella solidarietà. Pensa tu che bello, oltre che ha creato l'azienda Risparmio Virtuoso e la cooperativa EART. Guarda che bello, che bel calendario, tutte le foto di Carlo Urbani che ha scattato quella volta laggiù, in Cambogia. E in altre parti, Che bravo Carlo Urbani, una miseria. Attività umanitarie, adesso te leggo l'associazione Ollus, che questo è un foglio corto per farti sapere, per capire pure a me, per capire quello che stanno a fare questa associazione, che stanno a fare.
Senti, vedi questo dottore che sta a curare con la pora bambina? Le attività dell'AICU, Onlus, attività umanitarie, l'associazione italiana Carlo Urbani raccoglie fondi per l'acquisizione di farmaci cosiddetti essenziali da destinare ad enti e associazioni impegnati costantemente nella cura e prevenzione delle malattie infettive e parassitarie che colpiscono le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, in particolare i bambini in tenera età. Promuove e favorisce iniziative, progetti e aiuti di particolare interesse umanitario nei paesi in via di sviluppo. Attività formative. AICU Onlus promuove e finanzia corsi di perfezionamento da svolgersi in Italia o all'estero nel settore delle malattie infettive e parassitarie destinati a medici e operatori residenti e operanti nei paesi in via di sviluppo. Dopo c'è il bollettino da dare ai quattrini. Io gli darò 5 euro. Se ognuno di noi gli dà 5 euro, oppure 1 euro, tutti coloro che hanno il calendario che gli viene regalato, a me mi ha regalato Risparmio Virtuoso, non so te chi te lo può regalare, però chi trovi un bollettino, Associazione Italiana Carlo Urbani, Onlus, che gli si può dare qualche soldo. Concede AICU Onlus sovvenzioni, premi e borse di studio intitolate a Carlo Urbani e dedicate allo studio della prevenzione e cura delle malattie infettive e parassitarie. Poi attività culturali. AICU Onlus promuove, organizza e finanzia manifestazioni, mostre, convegni e meeting allo scopo di rendere sempre più forte e sentita l'esigenza di migliorare l'accesso ai farmaci e alle cure essenziali da parte delle popolazioni più povere. Tre, le attività culturali, che c'è anche quella di orientare, per quanto possibile, le scelte delle case farmaceutiche e conseguentemente la disponibilità da parte delle stesse a finalizzare la ricerca sui farmaci essenziali e fornire gli stessi alle popolazioni ed i villaggi segnalati dall'associazione. Ed ai villaggi, scusami, no, vieni a leggere te, no, che leggi meglio di me. Poi progetti e finanziamenti, contributi e obiettivi 2006-2017, trattamento di oltre 5 miliardi di bambini per la cura dell'elmintiasi e delle schistosomiasi, con la supervisione dell'OMS nella popolazione infantile del Vietnam e del Madagascar, finanziamento delle attività sanitarie della missione dei frati cappuccini dell'ospedale di Gubbio in Etiopia, con i fondi provvisti da AICU Onlus, tutti i bambini di età scolare e di loro maestri di due province del nord del Vietnam, Bac Giang e Bac Ninh, sono stati deparassitati due volte ed educati alla prevenzione delle infezioni. Finanziamento e organizzazione del progetto di cooperazione sanitaria per la formazione di operatori, medici, infermieri, tecnici di laboratorio italiani e dei paesi in via di sviluppo nel settore delle malattie tropicali. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Fondazione Ivo De Carneri. Assistenza e cura per i malati di diabete e delle conseguenze della malattia nella regione del Sud Kivu. Repubblica Democratica del Congo, dove questa malattia rappresenta un grave problema sanitario per migliaia di persone. Progetto realizzato in collaborazione con la Congregazione delle Missionarie di Maria Saveriane. Premio Carlo Urbani, borse di studio per il Master in Medicina Tropicale e Salute Globale a Pemba, Tanzania, riservato a laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche e scienze infermieristiche, in collaborazione con Fondazione Ivo De Carneri. Questo chi sarà anche da leggere la storia del suo Ivo? Buonanima? È un buonanima oppure campanco? Campa questo. Attività di formazione e aggiornamento per medici e sanitari provenienti del Vietnam, organizzato a Camerino, Macerata da AICU, Unicam e INRCA. Su diritto alla salute, accesso ai farmaci essenziali, evoluzione e trattamento di malattie endemiche e malattie oncologiche. Finanziamento per un corso di formazione presso il Dipartimento Malattie Infettive Tropicali e Salute Globale dell'Università di Brescia, che ci vuole 1.000 volte con Andrea Garbini, e a Brescia ci andiamo per sponsorizzare aziende al risparmio,
al bene del pianeta, nell'energia verde, e per far risparmiare le aziende. In più per la solidarietà, perché nel risparmio ci ricava anche i quattrini per la solidarietà, e non solo, anche per la cooperativa Erte, per andare a pulire le discariche in giro, per fare dei lavori in giro. Poi, come aiutarci? Donazioni. Le donazioni per realizzare progetti AICU, OLLUS, possono essere fatte sul conto postale intestato ad AICU, OLLUS, numero 472-49503. Sul conto bancario intestato ad AICU, OLLUS, Banca Popolare Etica, via Primo Maggio 22-60131, Ancona, IBAN IT 68W0505018026000000249493. Con assegno bancario intestato ad AICU, OLLUS, non trasferibile, da inviarsi ad AICU, OLLUS, Piazza Mazzini 1-600331, Castelplanio, Ancona. È importante che in ogni donazione siano chiaramente indicati nome, cognome, indirizzo, numero civico, città, provincia, codice di avviamento postale e, qualora disponibile, il proprio indirizzo di posta elettronica. Sostegno. Coloro che sono interessati a sostenere l'associazione italiana Carlo Urbani, OLLUS, possono farlo mandando un contributo attraverso l'apposito bollettino di conto corrente postale allegato ai depliant. Destina il 5 per 1000 all'AICU. Compila il modulo 730, il CUD e il modello unico e firma il riquadro per il sostegno alle organizzazioni non lucrative. Indica il codice fiscale dell'Associazione Italiana Carlo Urbani, OLLUS CF 910226704225. Ho letto tutto. Dopo chi c'è il bollettino da pagare, se uno vuole pagare, io per quello che posso dare do 10.000 lire, do 10 euro. Allora, fammi bere. Eccolo qui, il simbolo dell'AICU. Associazione Italiana Carlo Urbani, che già finanziata dal risparmio virtuoso, è uno dei tanti sponsor. Poi leggi questa faccenda qui della ERT, che l'ha letta mio cugino Luca, è un altro video, però se te non l'hai visto te la rileggio un'altra volta adesso. Vedi, ERT, la cooperativa che ha creato Risparmio Virtuoso, il fondatore di Risparmio Virtuoso, che è Andrea Garbini, ha creato questa cooperativa che qualsiasi comune e regione e anche lo Stato, il governo stesso, i deputati parlamentari possono contattare al presidente della cooperativa ERT Risparmio Virtuoso, Andrea Garbini, che qui ci sono i contatti, per avere un guadagno. Tu pensa, possono guadagnare tutti i titolari imprenditori, pensa, tutti i titolari imprenditori possono guadagnarci con Risparmio Virtuoso. È l'unica azienda che fa guadagnare aziende, quindi se tu non lo contatti, se la gente non lo contatta Risparmio Virtuoso, sono imbecilli. Non è un giudizio, è un dato di fatto. C'è da essere matti, c'è da essere proprio schizofrenici a non contattare Risparmio Virtuoso per averci un risparmio d'azienda su tutti gli allacci, i servizi. Nasce ERT. La famiglia di Risparmio Virtuoso cresce e muove un altro importante passo. Nasce ERT, SOC, cooperativa operante sull'intero territorio nazionale. Un progetto nel progetto, si potrebbe definire, fortemente voluto da Andrea Garbini e dai suoi collaboratori più stretti, che ha come obiettivo principale la continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci della cooperativa attraverso il risparmio del pianeta o dei valori principali di Risparmio Virtuoso. Dal 2010 Risparmio Virtuoso ha creato un network di imprese che sono riuscite a risparmiare economicamente, 400 ce n'è fino adesso, 400 aziende stanno a risparmiare fino al 35%, alcune anche di più, su tutte le forniture. Sente perché, sente com'è possibile questa faccenda, sente, se vuoi sentire. Nel 2010 Risparmio Virtuoso ha creato un network di imprese che sono riuscite a risparmiare economicamente grazie a scelte green, ovvero all'aggregamento degli acquisti aziendali sempre più sostenibili ai livelli ambientali, curativi dello staff. Curati, cosa dirò. È il risparmio stesso che crea un utile, quindi perché non condividerlo in un progetto dalla visione solidaristica
Dopo una fase di sperimentazione è nata per questo scopo la cooperativa Earte, volta anche ad espandere una nuova coscienza ecologista, con l'obiettivo concreto di ridurre l'impatto ambientale sul nostro pianeta, determinato dal modello consumistico che tutti conosciamo e dal problema dei rifiuti generati e dalla loro complessa gestione. Risparmiando per il pianeta si crea condivisione e unità, dando un valore materiale al concetto di solidarietà e sostenibilità a favore di tutti noi e delle future generazioni. Qui ci sono i quattro elementi della Terra: fuoco, aria, acqua e luce. E terra, cosa dirò? Terra. Fuoco, aria, acqua e terra. Solidarietà, visione etica del lavoro e redistribuzione della ricchezza. Questo è interessante un bel po'. Risparmio economico per le aziende ed enti, produzione di energia in modo sostenibile, riutilizzo dei materiali. Pensiamo agli imballaggi e riduzione dei consumi sono alcune delle sfide che ci vedono coinvolti in prima fila. Si parla anche di solidarietà, di divisione etica del lavoro e di redistribuzione della ricchezza creata da risparmio soprattutto verso le fasce deboli della società, verso quelle persone che non riescono ad entrare o rientrare nel mercato del lavoro e che così riacquistano dignità svolgendo attività di interesse comunitario. Earte, la cooperativa Earte, offre un portafoglio servizi ampio e diversificato a prezzi coerenti con il mercato e a livello professionale, con l'utilizzo di risorse sostenibili e a basso impatto ambientale. Ogni socio mette a disposizione della cooperativa le proprie competenze e il proprio tempo e nell'ottica del lavoro eco ognuno potrà cercare nuovi committenti. Quindi c'è scritto: questo farà crescere la nostra visibilità e il nostro valore nel mercato del lavoro, ma anche umano, generando un circolo virtuoso del risparmio del pianeta. Creando risparmio economico ed ecologico si creano condivisione e risorse di lavoro per la cooperativa. Miriamo ad essere autosufficienti per poter offrire un sostegno concreto ai nostri soci. Andrea Garbini, vedi? Guarda un po'. Risparmio virtuoso e art. Poi ha scritto pure Andrea Garbini: serve una nuova coscienza e servono persone disposte a impiegare il loro tempo e i loro talenti nelle attività che ci siamo preposti, ma anche felici di diffondere l'idea di un pianeta pulito, perché solo a pensarlo, ad immaginarlo, si sente già la spinta ad agire in un modo diverso, più consapevole. La nostra cooperativa vuole essere parte della soluzione ad alcuni problemi che segnaliamo o che ci vengono segnalati. Poi, cosa c'è da fare? Le attività previste di Earte sono numerose. Le attività della cooperativa, senti che te leggo io. Pulizia e smaltimento controllati in centri di raccolta specifici e autorizzati di ambiti strade, spiagge, giardini, aiuole, eccetera, non raggiunte e non gestite costantemente dalle varie aziende municipalizzate in convenzione e autorizzazione con le amministrazioni degli enti locali. Pulizia e smaltimento controllati in centri di raccolta specifici e autorizzati di cantine, soffitti specifici con soggetti pubblici e privati. Pulizia e smaltimento controllati in centri di raccolta specifici e autorizzati di uffici, abitazioni, condomini, tramite contratti specifici con oggetti pubblici e privati. Lavori di giardinaggio, di manutenzione di aree verdi e di disinfestazione, commercializzazione di qualsiasi bene o prodotto inerenti le attività sopra descritte, servizio, trasporti, generi alimentari per persone anziane con abilità motorie ridotte. I committenti possono essere privati, aziende ed enti pubblici. Queste qua sono le coordinate, più che coordinate, cosa dirò, è i contatti di EART. Guarda un po', guarda, vedi, se a te ti serve, che sei un titolare, una titolare, no, di un'azienda oppure un supermercato, quello che ti pare, ti serve una cooperativa, chiama alla cooperativa Earte, chiama a Andrea Garbini, Risparmio Virtuoso, lo trovi sul sito internet di Risparmio Virtuoso, basta che vai su Google, schiacci risparmiovirtuoso.it, non veni da me, a dimmi a me,
Non mi veni a rompi i coglioni a me per telefono tutto un continuo, e cos'è un'associazione di lucro, cos'è senza scopo di lucro, oppure mi viene a dire le peggio cose. Ma te pare che se faceva vedente i video, mi faceva riprendere a me nei video, se era un'associazione a scopo di lucro? Te pare possibile? Non è a scopo di lucro. È tutto in regola, tutta a norma di legge, e paga talmente tante tasse che è un casino. Perché siamo tutti tartassati, siamo tassati. Se le famo le cose in regola, a norma di legge, paghiamo un macello dei quattrini. Infatti Risparmio Virtuoso e la cooperativa ERTE paga un sacco di soldi, però tutto legale, non è associazione a scopo di lucro. È senza scopo di lucro. Ci mancherebbe. Se no non stava online e fa i video su YouTube con me, oppure mi portava in giro a segnalare le discariche, a farci vedere apertamente. Uno se nasconde qualcosa o è in difficoltà, nel senso che c'ha qualcosa da nascondere illegale, non si fa vedente i video su YouTube. Sta sicura o sicuro che non si fa vedere, non si mette in mostra. Se io per esempio c'avevo qualcosa da nascondere, non mi mettevo in mostra. Siccome non c'ho niente da nascondere, certamente bisogna che la vita mia privata è i cazzi mia, quelli non è che li nascondo, però li lascio per me stesso. I pagni sporchi se lavano dentro la propria casa, non se lavano delle case degli altri. I pagni sporchi nostri, o di ognuno di noi. Quindi ognuno i propri cazzi di casa sua personali li deve tenere per se stessi, per sé. Però la condivisione ce la vuole. Per esempio io ti ho letto questa faccenda qui della ERTE. Se te qualsiasi attività c'hai, ti serve degli operai, ti serve la manodopera, ti serve la manovalanza, l'anza, è il prodotto di polvere per i lenzuoli, no, volevo dire la manovalanza, la gente che te fatica, rotta di collo, chiama alla cooperativa ERTE, Risparmio Virtuoso, quindi la puoi trovare su risparmiovirtuoso.it, cooperativa ERTE. Dopo c'è anche il numero di Andrea Garbini lì, ci ha fatto mettere nel sito internet del Risparmio Virtuoso. Quindi chiamate sa cooperativa, fate del bene, perché chiamando sa cooperativa ci si ricava molto il bene del pianeta, invece altre no, altre le classiche, le solite del mercato odierno che va sempre allo sfascio, sempre di più, perché ognuno cerca da fare sempre gli affari sua, ognuno se fa sempre e va avanti per arricchirsi sempre di più se stessi, sempre nell'io personale, nell'egoismo, e dopo va tutto allo sfascio, va tutto a rotoli se uno pensa sempre a se stesso o a se stessa. L'egoismo si paga caro, si paga dopo con lo sfascio, con la fine di tutto. Guarda un po', adesso fra poco mi accendo la torcia qui, che mi sono comprato, guarda che roba, che ha luce appostatata. E na miseria, che roba, che macello di luce, le brutta sa luce, fa schifo, però a me non mi illumina, no? Niente, non è. A posto, io ti ho letto tutto, adesso vado a un ISO filmato e non ti ringrazio per niente che sei stato a guardare, però tutt'al più te ne sono grato per il tempo che tu hai consumato della tua vita, che il tempo è molto fondamentale, è la cosa più preziosa che ci abbiamo, per stare a guardare su filmato. Allora ti saluto, fine di tutto, pure oggi. A posto, dai, yes a me!